benvenuti a questa nuova edizione Pavia del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli nel sommario. Dopo la segnalazione nel nostro servizio, la discarica a cielo aperto al quartiere Crosione a Pavia è stata ripulita da ASM, che ha installato anche delle fototrappole per pizzicare i furbetti. Arriva la risposta dei collaboratori dimissionari della preside dell'Istituto Comprensivo di Garlasco: nessun attacco di accusa alla persona, c'erano importanti problematiche. Si riaccende la speranza per la riapertura del Tribunale di Vigevano, che dovrebbe estendersi però anche ai territori del Ticino. Necessario rimane l'accordo con la città di Pavia. Diversi danni registrati inoltre poi negli ultimi giorni a causa delle piogge e del forte vento. In alcune zone torna anche la neve, ma resta comunque alto l'allarme siccità nel territorio. A Pavia inizia una nuova era del Collegio Ghislieri. Con il nuovo rettore Alessandro Maranesi, diverse iniziative prenderanno il via, tra queste l'apertura del collegio agli studenti dei licei. Apriamo con la cronaca. Dopo il nostro servizio di venerdì, questa mattina la discarica a cielo aperto davanti alle palazzine popolari del quartiere Crosione è stata ripulita dagli operatori di ASM, rimane però il degrado all'interno della struttura. È stata ripulita dagli uomini di ASM la discarica a cielo aperto al quartiere Crosione di Pavia. Lunedì mattina di buon'ora l'azienda di via Donegani ha dato il via ad un massiccio intervento, non solo nel cortile delle case popolari del Civico 10, ma anche su strade e marciapiedi del rione. Dopo la denuncia di alcuni residenti ai nostri microfoni, ASM ha portato via gli ingombranti abbandonati negli spazi esterni del complesso e ripulito l'intera area. Ora però, come sottolineato dal presidente Leboro e dal consigliere comunale delegato al decoro Gallo, serve il contributo dei cittadini per mantenere pulito e in ordine il quartiere. Sì, in contesti chiusi come questo, rispetto alle regole di convivenza civile, risulta estremamente importante. Diciamo che qui tutti beneficiano di un diritto, che è quello alla casa, ma naturalmente deve essere corrisposto anche da doveri. La maggior parte dei residenti rispetta questi doveri, è un peccato che per pochi debbano risentire degli effetti negativi la maggior parte appunto dei residenti in queste case. Mi auguro che i cittadini siano più solerti nel chiamare quando ci sono delle difficoltà di questo genere, oppure quando ci sono degli incivili che buttano l'immondizia, in modo tale da chiamare ASM o chiamare anche le autorità per fare in modo che vengano quindi individuati questi mascalzoni. ASM ha installato infine delle fototrappole per pizzicare chi abbandonerà ancora rifiuti, in particolare ingombranti. Sanata la situazione all'esterno, resta il problema della discarica nelle cantine della palazzina. Qui la competenza è dell'ufficio casa del comune. Il consigliere Gallo, che ha toccato con mano il degrado, ha promesso di interessarsi del caso. Cioè, non ho parole quindi a spiegare come sia possibile che ci sia questa indecenza. Ma mi dicevano quindi alcuni residenti che sono persone estranee che vengono qui di notte, che fanno i loro comodi, addirittura hanno creato anche un piccolo delle camere per fare atti sessuali, quindi una cosa indescrivibile. Quindi come amministratore comunale cercherò appunto di prendere, di fare qualcosa. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Voghera in via Lucania. Un operaio di 51 anni è stato portato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere caduto dal cassone del camion su cui sembra stesse terminando di riporre gli attrezzi prima della pausa pranzo. Il volo non sarebbe avvenuto quindi ad un'altezza elevata, ma l'uomo avrebbe battuto la testa perdendo conoscenza. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio ora del commissariato di polizia e dell'ispettorato del lavoro, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. Cambiamo argomento. Ospite a Vigevano il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro ha riacceso la speranza riguardo alla riapertura del tribunale. L'area di riferimento però dovrà essere più estesa rispetto a prima. La proposta infatti è quella di un tribunale del Ticino, ma è indispensabile il via libera dal comune di Pavia. Nel territorio di Vigevano serve un tribunale non solo per fornire un servizio a cittadini e imprese, ma soprattutto perché è fondamentale un presidio della procura in una zona in cui la criminalità organizzata è infiltrata nell'economia. È il concetto espresso dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ospite al Teatro Cagnoni per il convegno dedicato alla riforma della giustizia di prossimità. Ma come si fa
a non comprendere che oggi vi è una mafia emergente, che è quella andranghetista, che sta flagellando intere economie del nord, perché sta acquistando l'economia reale del nord, per la quale c'è necessità di un'apertura tecnologica perfettamente il territorio. Perché se io conosco perfettamente, posso anche non conoscere perfettamente il territorio quando sparano, che ci vuole a capire che sparano? Ma quando tu ricicli il denaro acquisendo fette di economia reale, l'inquirente deve essere presente. E questo vale per Vigevano come per altri tribunali. Il messaggio dato da sottosegretario è che il governo metterà mano alla geografia giudiziaria. Lo farà in riferimento al caso di due tribunali abruzzesi a cui è stata concessa una proroga di esercizio per evitare di lasciare scoperta tutta la parte meridionale della regione. Nel provvedimento definitivo per il mantenimento di questi tribunali potranno trovare spazio altre realtà. Accendere luci di legalità sul territorio che non possono essere più spente, soprattutto o nei territori come l'Abruzzo ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, o nei territori come questo che sono territori flagellati da un'andrangheta aggressiva che ricicla il denaro. Del Mastro al contempo spiega però che non si potrà riaprire il tribunale di Vigevano così come era in passato, occorrerà individuare un'area di riferimento più grande con l'accordo dei territori che si vedranno sottrarre comuni di appartenenza, a cominciare da Pavia. La proposta è quella di un tribunale del Ticino. Di un'area vasta, più vasta di quella che era prima il tribunale di Vigevano, con delle sue specificità, con un'area omogenea sotto il profilo socio-economico-culturale, con l'accordo delle varie comunità, i sindaci, sia di quelli che entrano nel tribunale, sia di quelli che si vedono sottrarre a pezzi di tribunale. Perché magari Pavia ha bisogno di essere, come dire, defaticata, più di prima. E magari altre zone limitrofe possono essere defaticate per far nascere, per non ripristinare che si implicita il tribunale di Vigevano di prima, ma ripristinare un'area. Le piogge degli ultimi giorni e soprattutto il vento forte hanno causato diversi danni nel territorio dell'Oltrepò, dove in alcune zone ci sono state anche delle nevicate. Il maltempo però diciamo che non frena l'allarme siccità. Oltre 100 chiamate ai vigili del fuoco per alberi abbattuti, tralicci danneggiati e tetti scoperchiati. È il bilancio di una domenica davvero difficile su tutto il territorio, dove si è abbattuta una perturbazione proveniente dal nord Europa che ha riportato la neve in Oltrepò e un po' di pioggia in pianura, ma soprattutto venti freddi con temperature in picchiata di oltre 10 gradi e tesissimi, che hanno provocato non pochi disagi e danni, con centinaia di volontari della protezione civile impegnati in tutta la provincia. Alberi sradicati sono stati segnalati nella zona del Campo Coni di Pavia, in Viale Cremona, in Strada Sora e in Via Mirabello. La zona dove il vento ha colpito con più veemenza è stata però l'Oltrepò, dove a partire dalla notte di domenica e per tutta la giornata gli anemometri hanno registrato picchi fino a 115 km orari, come è accaduto a Fortunago. In Via Dal Verme a Voghera sono caduti calcinacci da una palazzina, ma l'evento forse più pericoloso è avvenuto nella vicina Codevilla, dove il tetto in lamiera di un capannone è stato scoperchiato. Danneggiate anche alcune coperture presso il campo sportivo di Bressana. Alberi divelti e caduti anche a Casteggio, dove è intervenuta la protezione civile della Croce Rossa, e a Lungavilla, in collina fra Borgoratto Mormorolo e Mornico. Gli alberi sradicati si sono abbattuti sui tralicci delle linee elettriche, danneggiandoli. Il vento è scemato verso il pomeriggio di domenica, sebbene alcune folate piuttosto intense si siano registrate a tratti fino a tutta la giornata di lunedì. Secondo gli esperti, il colpo di coda dell'inverno, proprio mentre si approssima l'inizio della primavera meteorologica, potrebbe durare ancora alcuni giorni, portando qualche debole nevicata sui rilievi e qualche pioggia. Troppo poco, secondo le associazioni agricole come Coldiretti, che tornano a lanciare l'allarme sulla siccità. Lo stato del Po a 3,2 metri sotto lo zero al ponte della Becca, spiegato Coldiretti, è rappresentativo della situazione in cui si trovano i principali corsi d'acqua e i laghi, che restano con percentuali molto basse di riempimento per il periodo. Per colmare il deficit, che si attesta al 40% circa nel nord Italia, chiosano gli agricoltori, ci vorrebbe oltre un mese di pioggia.
Anche in provincia di Pavia, alle primarie del Partito Democratico, stravince Elly Schlein su Stefano Bonaccini con il 61% dei voti. Tra i principali centri di provincia è proprio Vigevano, dove la Schlein fa il pieno di preferenze. Se non è un plebiscito, poco ci manca. Nelle primarie del PD in provincia di Pavia, Elly Schlein si è imposta con il 61% dei voti, mentre Stefano Bonaccini si è fermato al 39%. Sono stati in totale 6.386 votanti, con 28 schede bianche ed 11 nulle. La partecipazione ha fatto segnare un calo rispetto alle primarie del 2019, quando ai seggi si erano presentate quasi 9.000 persone. Per quel che riguarda i principali centri della provincia, a Pavia Schlein si è imposta con il 69% delle preferenze, mentre a Voghera il dato è stato inferiore alla media di tutto il territorio con il 55%, pieno di preferenza Vigevano invece con il 71%. Emblematica è l'analisi dell'intera provincia. Bonaccini si è aggiudicato solo 5 comuni. Si tratta di Certosa, Giussago, Pieve del Cairo, San Nazzaro e Zavattarello. Allora, io sono molto contento come segretario cittadino della partecipazione che c'è stata, perché ieri, nonostante il freddo e le condizioni, diciamo, meteorologiche avverse, tanti si sono riversati a Pavia a votare, diciamo, nei seggi, e in particolare quello della cupola Arnaboldi al freddo ha visto la partecipazione di oltre 600 persone. Complessivamente a Pavia città sono venute quasi 1.900 persone a votare, quindi devo dire che è stata una grande partecipazione. Buona la partecipazione a Pavia città, anche se in tutti e sette i seggi del capoluogo non c'è stata partita in favore di Elly Schlein. In cupola Arnaboldi si è registrato il maggior numero di votanti, 628, ma Stefano Bonaccini si è fermato a 182 contro i 446 del nuovo segretario. Una scelta all'insegna del cambiamento. È come se leggessi in tutto questo una richiesta di forte cambiamento, con il candidato che si è posto come candidato, la candidata di rottura rispetto al passato, e quindi su questo bisognerà costruire basi. Io come segretario cittadino ho cercato di essere super partes, non schierandomi con nessuna delle due opzioni. Torniamo ora sul caso delle dimissioni a raffica dei collaboratori della preside dell'Istituto Comprensivo di Garlasco. La notizia infatti sta continuando ad alimentare il dibattito e diverse sono le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione. L'ultima è quella del gruppo proprio degli insegnanti dimissionari, che hanno voluto sottolineare che il gesto non è un attacco alla persona della preside. I fatti avvenuti all'Istituto Comprensivo di Garlasco stanno alimentando dibattito. Ne sono un sintomo le lettere giunte negli ultimi giorni alla nostra redazione. La scorsa settimana diversi collaboratori della dirigente scolastica, tra cui alcuni coordinatori di plesso, si sono dimessi dai loro incarichi organizzativi interni. Un gesto forte, non consueto, da cui si evinceva una profonda diversità di vedute sulla gestione dell'istituto. L'indomani era arrivato un comunicato a firma di un cospicuo numero di docenti, in cui si difendeva la dirigente scolastica, la dottoressa Sonia Mastroleo, parlando di polemiche finalizzate alla strumentalizzazione per denigrare la figura del dirigente, di dubbi infondati e illazioni non verificate con atteggiamenti disfattisti. Una seconda lettera di forte critica alla scelta delle dimissioni c'è stata poi fatta pervenire nel weekend da una docente che si definisce tristemente delusa. Pur non volendo giudicare le scelte dei colleghi, l'insegnante si dice molto indignata dal loro comportamento. Mettere in ginocchio, si legge ancora nella missiva, un istituto a metà anno scolastico è un atto gravissimo, perché va a compromettere scadenze di pratiche burocratiche importantissime e indispensabili, ed è irrispettoso nei confronti degli studenti che, mi spiace doverlo dire, nessuno ha preso in considerazione. Nelle scorse ore però è arrivata anche una replica da parte di 31 insegnanti che hanno rassegnato le dimissioni, i quali tengono a sottolineare di non avere mosso accuse contro la dirigente. Le dimissioni dagli incarichi, scrivono, non costituiscono un atto di accusa nei confronti della dirigente e non sono legate a velleità personali, ma segnalano il disagio di una parte consistente dello staff formato dalle figure chiave che in collaborazione con il dirigente sono necessarie al buon funzionamento dell'istituto e che hanno sempre cooperato con professionalità e spirito di servizio per il bene della scuola. Non si tratta, continua la lettera, di una sterile contestazione, ma della volontà di far emergere le problematiche esistenti all'interno dell'istituto perché possano essere affrontate e risolte. Nessuno, concludono, ha mai voluto infangare
fangare la figura della dirigente nel buon nome della scuola, dove le docenti dimissionarie continuano a svolgere con serenità e senso di responsabilità il lavoro in classe e le attività didattiche previste dal piano dell'offerta formativa, come ad esempio lo scambio internazionale del progetto Erasmus. Posizioni insomma molto diverse tra loro. Dopo il clamore suscitato dalle dimissioni di massa è ora il tempo delle reazioni, in un confronto nel quale le parti stanno spiegando le rispettive visioni della questione. A Magherno, in provincia di Pavia, grazie ai fondi del PNRR, in circa 2 anni sorgerà una nuova scuola dell'infanzia nella piazza appena ristrutturata. L'assegnazione dell'appalto dovrebbe partire dopo l'estate e poi 2 anni per costruire il nuovo edificio. Una nuova scuola dell'infanzia per bambini fino ai 6 anni in pieno centro paese. A Magherno il comune sta ultimando il progetto definitivo per il polo scolastico che verrà costruito accanto a Piazza Marenzi appena riqualificata. L'amministrazione ha intenzione di realizzare una struttura polifunzionale all'avanguardia che potrà accogliere fino a 70 bambini con orti didattici, un parco giochi inclusivo e un parcheggio dedicato per il personale scolastico. Il progetto del comune di Magherno, che si è qualificato secondo nella graduatoria regionale dietro solo a Milano, potrà contare su circa 1.230.000 euro di fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La nuova struttura potrà accogliere bambini anche dai paesi limitrofi. L'appalto dovrebbe venire assegnato entro fine maggio e il cantiere potrebbe partire già a settembre. Se non ci saranno ritardi, i lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 2025. Il progetto 06 anni parte da lontano, è stato sempre voluto da parte della mia amministrazione già dal primo mandato. Abbiamo partecipato a diversi bandi e poi successivamente a quello del PNRR. Il PNRR ci ha premiato perché siamo risultati come graduatoria di merito secondi in tutta la Lombardia dietro solo a Milano e quindi questo già ci rende molto soddisfatti. Chiaramente è un progetto ambizioso che metterà a disposizione non solo di Magherno ma anche del territorio di una struttura nuova, una struttura polifunzionale e fruibile da tutti, a partire dallo zero, come dicevamo prima, fino ad arrivare ai 6 anni dell'infanzia. Come appunto è dettato dal PNRR, entro il 31 di maggio dovranno essere affidati i lavori. Siamo quasi alla fase del progetto definitivo, stiamo appunto appurando gli ultimi dettagli proprio per cercare di dare al paese, al paese Magherno e a tutto il territorio del Basso Pavese una struttura d'eccellenza. A Vigevano alcuni giovani sono stati segnalati perché consumavano droga e infastidivano i passanti all'interno del parco di Via del Convento, un episodio che ha macchiato la nomea dell'area verde, considerata da sempre, da tutti, un'isola felice. Il parco di Via del Convento a Vigevano, a cavallo tra l'omonima via Corso Novara e via d'Avalos, è considerato un'isola felice tra le aree verdi cittadine, in quanto molto raramente interessato da episodi di cronaca. Ecco quindi che quando domenica pomeriggio è stato macchiato dalla presenza di giovani molesti, è subito partita una segnalazione alla polizia locale. 4 ragazzi e una ragazza che, secondo la testimonianza di un passante che ha chiamato al numero del comando operativo, infastidivano i presenti e consumavano stupefacenti. La droga in effetti c'era, poco più di 1 grammo di hashish trovato addosso a un 18enne americano. Con lui c'erano 4 minorenni di varie nazionalità. Il 18enne americano è stato segnalato alla prefettura con conseguente sequestro dell'hashish. La situazione non ha richiesto ulteriori provvedimenti. L'episodio, se da una parte preoccupa perché è avvenuto in un'area finora considerata al riparo da cattive frequentazioni, dimostra però quanto siano gli stessi utenti a tenere al decoro del parco, tanto da intervenire immediatamente al primo segnale di pericolo. Si spegne a 95 anni Guido Schiavo, il vogherese, anche meglio conosciuto come il nonno giardiniere. L'ex carabiniere era noto a tutti per le sue idee e per le sue battaglie civili svolte in città. È morto nella notte fra domenica e lunedì Guido Schiavo, da molti conosciuto come il nonno giardiniere di Voghera, per la sua dedizione ad abbellire le aiuole pubbliche della città, per esempio nei pressi di via 20 Settembre, con fiori di ogni tipo. I fiori sono la cosa più bella che ci sia, diceva. Schiavo si è spento all'età di 95 anni all'ospedale cittadino, dove era stato trasferito d'urgenza a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, mentre si trovava all'istituto Dognocchi di Salice Terme per un periodo di riabilitazione. Tante le
battaglie civili che aveva portato avanti nella sua lunga vita, come l'ultima legata alla creazione di un monumento dedicato ai carabinieri, per il quale aveva avviato una sottoscrizione assieme ad un'associazione costituita ad hoc. Dal Covid, che lo aveva raggiunto ultra novantenne mentre era già alle prese con la frattura del femore, era guarito, ma la pandemia e l'avanzare dell'età aveva rallentato questo progetto dedicato a tutti i militari dell'arma caduti durante il servizio, come ben due suoi fratelli, questi bozzetti che erano stati preparati per lo scopo. Ex carabiniere lui stesso, Schiavo era arrivato dal Cilento a Voghera nel 1946 e 50 anni fa, in occasione del disastro ferroviario, fu uno dei primi ad accorrere in stazione a prestare i primi soccorsi alle vittime. Schiavo lascia la moglie Maria Teresa, i figli Maurizio e Tiziana e i nipoti Alessandro, Gianluca e Vittoria. L'ultimo saluto è fissato per mercoledì mattina alle 9.45 in Duomo, mentre martedì alle 17.30 presso la chiesa di San Rocco si terrà il rosario. Questi suoi sogni, come dire, aveva una forza e una gravità, come dire, potenti, come dire, e questo ci ha coinvolti. Tra i suoi sogni c'erano anche i fiori, come dire, era il nonno di Voghera, insomma, ecco, quindi anche questo è parte integrante di questa storia avventurosa di questo uomo. Una guerra non si può perdere con una battaglia, bisogna resistere. A volte le rubano anche i fiori, così. Ma se la rubano, guarda, allora io ho messo dei cartelli, regalo il seme di questi fiori, gli spiego come devo fare, glielo regalo, possono venire, che ne go, ne sto dando tanti. O presto o tardi, sono sicuro che vengono presi questi ladri, questi mascalzoni. Paura nella notte a Pavia per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto in Viale Partigiani, non lontano dall'incrocio con Via San Giovannino. Lo schianto è avvenuto attorno a mezzanotte, sono 5 le persone rimaste ferite, 3 donne e 2 uomini, d'età compresa tra i 19 e i 45 anni. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze del 118 e anche i mezzi del Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Sulla dinamica dell'incidente sta ora lavorando la Polizia Stradale, che dovrà accertare le eventuali responsabilità. Cambiamo ora argomento. Dopo il nostro servizio andato in onda circa 3 settimane fa, le lampade vandalizzate al castello Visconteo di Pavia sono state rimosse e l'aria è stata anche ripulita. Ora però serve un nuovo impianto di illuminazione a prova di vandalo. Siamo nel fossato del castello Visconteo. Come potete vedere, sono state rimosse le lampade che nel corso dei mesi precedenti sono state abbattute con insopportabili atti vandalici. A circa 3 settimane dal nostro servizio, le lampade vandalizzate nel fossato del castello Visconteo di Pavia sono state rimosse. A documentare l'intervento con un video è stato Luca Bernasconi, uno dei responsabili della storica colonia felina presente nell'area, che ci aveva segnalato la situazione di degrado. Quasi tutte le lampade, come mostrato nel servizio d'inizio febbraio, erano state distrutte e abbandonate a terra. Ora l'area è stata ripulita, ma servirà certamente un nuovo impianto di illuminazione a prova di maleducato e altri interventi per ridare dignità alla zona. Anche su questo lato del castello, quello che rimaneva delle lampade, dei corpi delle lampade abbattute, è stato rimosso. Broni potrebbe diventare una delle prime comunità energetiche dell'Oltrepò. Il comune infatti si appresta ad avviare una serie di incontri con le associazioni, i cittadini e gli amministratori per trovare gli spazi adatti per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Dai tetti delle logistiche e non solo, l'energia del futuro potrebbe battere proprio qui, sulle grandi superfici delle coperture dei nuovi capannoni sorti negli ultimi anni a nord del centro abitato, il cuore di una delle prime comunità energetiche dell'Oltrepò pavese. A Broni infatti il comune si appresta ad avviare una serie di incontri con le associazioni, i cittadini, gli amministratori di condominio, le società sportive che gestiscono gli impianti pubblici e ovviamente le attività produttive, come appunto le logistiche, per
per proporre loro di aderire a questo progetto. A lungo rimaste una bella idea soltanto sulla carta, le comunità energetiche che permettono di creare impianti fotovoltaici e di distribuire l'energia prodotta agli associati in un circolo virtuoso di autoconsumo sembra che siano finalmente pronte a diventare molto presto una realtà. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Ambiente ha infatti inviato alla Commissione europea il testo del decreto che porterà alla costituzione di queste nuove realtà finanziate dal PNRR con oltre 2 miliardi di euro. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in risposta ad una question time in Parlamento, l'obiettivo è quello di arrivare alla costituzione di 15.000 comunità energetiche in Italia. Oggi 2/3 della nostra energia proviene da fonti fossili e 1/3 dalle rinnovabili, ha spiegato Pichetto Fratin. Vogliamo invertire, ha concluso, questi numeri entro il 2030. Diverse sono le iniziative che vedranno la luce con il nuovo rettore del Collegio Ghislieri di Pavia, Alessandro Maranesi. Tra le novità, un progetto con le superiori e un ciclo di conferenze su argomenti di attualità. Aprirsi sempre di più alla città e alle scuole, con conferenze, eventi ed attività che vadano a toccare anche i grandi temi dell'attualità. È l'obiettivo del Collegio Ghislieri di Pavia, che recentemente ha visto l'insediamento del nuovo rettore Alessandro Maranesi, che ha sostituito Andrea Belvedere. Tra le novità di quest'anno c'è un progetto che guarda le scuole superiori. Nelle prossime settimane un gruppo di studenti dei licei arriveranno al Ghislieri per un'esperienza di studio particolare. Il Ghislieri ogni anno organizza qualcosa come 200 conferenze o poco meno. Quest'anno a questa consueta ricchissima quantità di attività abbiamo voluto aggiungere anche un'attività di orientamento per ragazzi e ragazze che vengono da tutti i licei d'Italia. Abbiamo infatti proposto loro di venire in Ghislieri per alcuni giorni e vivere l'esperienza di studenti universitari del collegio dell'Università di Pavia e della Scuola Universitaria Superiore IUS e di poter in qualche modo rispondere a questa esigenza di essere informati sul loro futuro, sul loro destino, a partire dall'età del liceo, dall'età in cui si fanno le scelte più importanti. Il collegio organizzerà a breve anche un ciclo di conferenze dedicate ad argomenti di stretta attualità, legati alle discussioni sul presidenzialismo, sul 41 bis e sulla Costituzione della Terra. Tornerà poi il Festival del Merito, con una formula però diversa, che vuole portare sul palco punti di vista diversi per creare un dibattito sul tema della meritocrazia. A settembre prenderanno infine il via le celebrazioni del biennio goldoniano a Pavia, per ricordare la figura di Carlo Goldoni, espulso dal Collegio Ghislieri nel 1725, per aver scritto Il Colosso, una satira sulle ragazze pavesi. Carlo Goldoni è arrivato in Ghislieri nel 1723 e quest'anno celebriamo i 300 anni dall'inizio di quello che è il biennio goldoniano a Pavia e in Ghislieri in particolare. E quindi a partire dall'autunno avremo tutta una serie di attività che culmineranno nel 25 con una riedizione di un carnevale settecentesco e che vogliono in qualche modo celebrare e tenere viva quella che è una delle memorie più importanti della nostra istituzione, vale a dire quella del suo alunno più noto al grande pubblico, Carlo Goldoni appunto. Questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.